Eccoci ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Uno dei video più visti sul mio canale YouTube è quello relativo ai 300 euro al giorno. Avevo fatto un video intitolato come generare 300 o come fare 300 euro al giorno e avevo elencato tre strategie da utilizzare per riuscire a generare 300 euro ogni giorno. Bene, ho deciso di fare un altro video visto che questi video sembrano essere molto in voga e sembrano tirare abbastanza. Questa volta però si chiama come generare 100 euro al giorno. Però prima di iniziare voglio fare un full disclosure, come si dice in inglese. Allora, innanzitutto non voglio che questi titoli siano clickbait per il gusto di essere clickbait, perché infatti vi farò vedere esattamente come è possibile fare, sono cose reali e non è niente di scammoso o strano. Due, le strategie che vedrete non funzionano con tutti, perché dipende come le applicate, in che modo, e altra cosa, è fondamentale in questo mondo, ossia il mondo online, avere costanza ed edizione. Non voglio assolutamente che passi il messaggio che sia tutto facile, avviene da giorno alla notte e si può guadagnare facilmente, perché non è così, e anzi più passa il tempo più diventerà difficile, perché comunque ricordiamoci che è un settore che è in continuo e costante cambiamento, in evoluzione, ma si crea anche competizione. Quindi come farò questo video? Questo video lo farò condividendo lo schermo con voi, vi farò vedere alcune cose e fondamentalmente questa volta non condividerò tre strategie diverse ma una e basta, ed è applicabile, ripeto, da qualsiasi parte del mondo, basta solo avere il telefono e una connessione a internet. E ripeto, non è che adesso immediatamente appena vedi questo video riesci a ottenere risultati, non tutti riusciranno ad avere risultati, questo te lo posso garantire, però seguendo quanto scritto e quanto detto è possibile ottenere i risultati di cui parlo. Purtroppo quando si fanno video come questi, che possono apparentemente essere clickbait perché ovviamente si parla di soldi, si attirano sia persone che sono curiose ovviamente nel sapere un po' che cosa da dire a questa persona, sia haters, tantissimi ovviamente, ma anche persone curiose. Io ho sempre detto che oggi il mondo online offre tantissime opportunità e sta cambiando, si sta evolvendo veramente tanto e dà veramente un sacco di opportunità che prima non esistevano. Io non vivo in Italia, vivo negli Stati Uniti, in California, quindi anche qui il mondo si muove a una velocità diversa. Tutto quello che faccio vedere sono cose che magari avete già sentito o che ancora devono arrivare in Italia. Il mio obiettivo col mio canale è anche quello, far vedere in anteprima dalla California, dagli Stati Uniti, quello che ancora deve arrivare in Italia. Se poi volete approfondire questi argomenti e vi interessano, sotto in descrizione a questo video trovate dei link utili e interessanti. Ho fatto anche un webinar in cui spiego nel dettaglio, dura circa un'ora, come riuscire a sfruttare tre differenti strade per avviare una carriera online, fondamentalmente crearsi un vero e proprio business online. Bene, non voglio aggiungere altro, adesso passiamo al computer e vi faccio vedere nel dettaglio come appunto poter riuscire a generare delle entrate attraverso queste strategie. Se non sei ancora iscritto a questo canale, fallo, vedete il cuscino in fondo, subscribe, iscriviti a questo canale, lasciamo magari già anche un bel like, e solitamente sul mio canale si parla di questi argomenti, buone appunto business online, strategie varie, consigli su social media. Bene, let's dive into the computer, andiamo dentro il computer e vi faccio vedere questa strategia. A presto. Bene, eccoci ragazzi al computer, quindi adesso vedremo esattamente di quale strategia parlo e vi faccio vedere proprio nel dettaglio con questa specie di presentazione, poi condividendo anche lo schermo, come procedere ed in quale modo. Allora, prima di iniziare, una cosa assolutamente importante, full disclosure, i risultati non sono tipici e possono variare da persona a persona, quindi se voi provate a fare la stessa cosa con diversi tipi di account, diversi tipi di pagine, diversi tipi di store, come vedremo, adesso non si capisce bene di cosa sto parlando ma tra poco lo capirai, i risultati cambiano, quindi non è certa come cosa. In questo video ho messo come obiettivo o come goal 100 dollari al giorno, ma possono essere sia di più che di meno, dipende molto da quello che facciamo. Allora, in che modo è possibile raggiungere questi 100 dollari? Con una strategia che combina due elementi, che sono il dropshipping e l'influencer marketing. Se non hai mai sentito parlare di dropshipping, ti spiego brevemente come funziona. Una delle piattaforme più conosciute e famose con cui fare dropshipping è Shopify. Shopify non è altro che una piattaforma dove è possibile costruire il proprio e-commerce, il proprio store, quindi possiamo vendere dei prodotti utilizzando il dropshipping. Ovviamente con Shopify possiamo anche vendere i nostri stessi prodotti, nel caso specifico però parleremo di dropshipping e Shopify. Che cos'è il dropshipping se è la prima volta che non l'hai sentito? Tra l'altro lascerò anche una playlist qui sotto con altri video connessi al dropshipping. Consiste semplicemente nel ricevere l'ordine sul nostro sito, e una volta che noi abbiamo ricevuto l'ordine dal cliente, cosa facciamo? A nostra volta rieffettuiamo l'ordine dal produttore, molto spesso su AliExpress, in modo che sia lui stesso a inviare il prodotto al nostro cliente. Quindi vedete, il processo è: l'ordine viene piazzato sul nostro sito,
l'ordine viene processato, il dropshipper riceve l'ordine, che siamo noi, l'ordine viene spedito direttamente dal magazzino, dalla distribuzione, dalla produzione del prodotto stesso, e il prodotto viene ricevuto dal nostro cliente. Quindi questo è per semplificare il processo. Influencer marketing invece che cos'è? Immagino tu già lo sappia, non è altro che quella pratica di marketing ormai molto diffusa, probabilmente la più diffusa, attraverso il quale vengono ingaggiati o vengono pagati degli influencer per promuovere un prodotto o un servizio al loro pubblico, alla loro audience. Perché è un sistema molto efficace? Perché a differenza dell'advertising e del marketing tradizionale, cosa succede? È l'influencer che rappresenta il nostro brand e promuove un certo prodotto, e non siamo noi a produrlo, a promuoverlo direttamente. Quindi in questo caso si innesca quel meccanismo chiamato WOM, ossia word of mouth, o in italiano passaparola, dove praticamente è qualcun altro a parlare bene di noi, quindi i suoi follower sono più disposti a comprare quel prodotto perché è l'influencer stesso che lo promuove. Vedete, non è altro che promuovere il brand attraverso social influencer che poi a loro volta parlano bene, parlano del nostro prodotto e innescano passaparola e vendite. Guardate anche questa statistica che è interessante. YouTube subscribers say that YouTube creators change and shape culture, cioè cambiano le idee, ovviamente, perché sono, appunto, da qua deriva il termine influencer, cioè influenzare le nostre idee e decisioni. E 6 su 10 di iscritti a YouTube dicono che sono più disposti a comprare roba che vedono raccontata da un influencer che seguono piuttosto che in televisione, perché si fidano di più di queste persone. Quindi questo è fondamentale. Bene, perché vi sto dicendo tutto questo? Perché, ripeto, tutto questo è alla base della strategia che utilizzeremo per vendere prodotti e servizi. Quindi non abbiamo assolutamente bisogno di un prodotto nostro, perché, ripeto, ok, sì, questo è utilizzabile sia se abbiamo un nostro e-commerce, sia se abbiamo un prodotto in affiliazione, che, ripeto, sotto nella playlist ne parlo nel dettaglio sulle affiliazioni, sia che vogliate vendere un nostro prodotto. In questo caso però, ripeto, lo facciamo col dropshipping e con Shopify. Quindi è necessario per tutto questo un investimento iniziale, ovviamente, perché, ripeto, niente oggi è possibile ottenerlo gratis, anche se vedete guadagni con Amazon FBA, guadagni con l'affiliazione, guadagni con i social media, eccetera. C'è sempre bisogno di un investimento iniziale da fare. In questo caso c'è l'investimento per creare lo store su Shopify. Se volete crearlo da zero attraverso sistemi di dropshipping, e per crearlo da zero vi consiglio di dare un'occhiata al video che ho già fatto sul dropshipping e utilizzare anche magari il mio link di Shopify, che è in affiliazione, ovviamente, dove avrete 14 giorni gratis per creare e testare il vostro store, oppure potete comprare uno store già avviato. Adesso vi faccio vedere come. Avete bisogno di un budget in advertising, non in Facebook ads o Instagram ads in questo caso, perché useremo appunto influencer marketing, e software e strumenti vari di tracking, alcuni sono gratuiti e altri sono a pagamento. Una cosa, hai già capito come funziona, in pratica noi cosa faremo? Prenderemo un negozio, uno store già avviato o nostro, e ricercheremo influencer che pagheremo per promuovere il nostro store o un prodotto specifico, ancora meglio, del nostro store. Quindi quello che dobbiamo fare è scegliere un negozio di nicchia, prendere un influencer di nicchia, preferibilmente un micro influencer cosiddetto, sia un influencer che non abbia così tanti follower, anche perché ci chiederà meno soldi e avremo anche un ritorno maggiore, perché ovviamente sarà ancora più specifico il suo pubblico in questo caso. I tool che potremmo investire sono sia, ripeto, la fee mensile di Shopify, oppure se vogliamo creare una landing page prima di far vedere all'utente il prodotto, in modo da raccogliere e prendere la mail e poi fare una sequenza di follow up via email per convertirlo nei giorni successivi. Questo è molto più efficace, ma è anche più complessa come strategia, e ne parlo nel dettaglio all'interno del mio mastermind, dove faccio vedere che cos'è l'email marketing e come sfruttarlo per generare vendite e commissioni. Bene, detto questo, andiamo avanti. Vi faccio vedere direttamente, condividendo lo schermo con voi, cos'è Shopify. Lo vedete, lascio qui sotto, ripeto, il link. È questa piattaforma che permette di vendere qualsiasi prodotto. Praticamente, vedete, il claim è "The e-commerce platform made for you". Loro ti vendono questa soluzione già fatta, senza bisogno di essere uno sviluppatore, un creatore. Ti crei tu direttamente il sito, prendi le immagini, le metti, crei tutto. Ripeto, questo è utile se avete già un vostro prodotto, se avete già in mente un prodotto che volete vendere. Ad esempio, non lo so, volete vendere uno smartwatch, volete vendere una videocamera, volete vendere le cuffie, per delle cuffie dell'iPhone tarocche, che ce ne sono tantissime ormai su AliExpress, volete vendere cover per i cellulari, create un vostro sito del genere dove prendete i prodotti da AliExpress,
come ho già spiegato, e prendete le foto, le immagini e vendete direttamente poi il prodotto creando voi un vostro brand. In questo modo avrete una forma ibrida di un vostro brand, perché comunque state vendendo un prodotto che in realtà avete creato voi, avete creato voi il logo, avete creato voi il sito, anche se in realtà il prodotto è brandless, cioè non ha un nome, non ha un brand. Se poi vedete che sta vendendo particolarmente quel tipo di prodotto, potete in white label creare poi il vostro brand e venderlo direttamente attraverso le stesse strategie. Insomma, ci sono diverse cose che potete fare. In questo caso, quello che vi consiglio di fare per iniziare magari o è, ripeto, crearvi lo store da zero o comprare uno store già avviato a poco prezzo, e questo lo fate su questo sito che è sempre di Shopify, che si chiama Xchange. Come funziona? In pratica su questo sito trovate un sacco di altri siti in dropshipping in vendita. Il motivo per cui sono in vendita possono essere molteplici: uno, perché la persona che vende il sito ha deciso di fare altro e non vuole dedicarsi al sito, o sta andando male, ha deciso di venderlo. Due, sono siti che già stanno vendendo e gli utenti li vogliono vendere semplicemente perché vogliono generare soldi. È come vendere un vero e proprio business, una vera e propria attività. Per quale motivo? Perché sono già store attivi che generano delle revenue, vedete come questo sotto, Balingi Makeup, e ovviamente hanno un costo. Questo, vedete, il prezzo che chiede per vendere questo store online è di $9,000, in questo caso $10,000, e ovviamente vi fa vedere che in media al mese fa sui $4,000. Quindi già se avete un budget del genere, vi comprate uno store già avviato, e qua però stiamo andando già oltre al fatto dei $100 al giorno in questo caso. Però come è possibile generare quindi questi $100? Vediamo altri store. Vedete, in questo caso io ho messo una parola chiave, ho messo make up, perché l'esempio ho deciso di farlo con make up. Perché? Perché ci sono un sacco di make up beauty blogger, vlogger che potete contattare. Io prenderò come esempio Instagram, ma potete farlo anche con YouTube, perché ci sono un sacco di YouTuber ovviamente disposte a essere pagate per promuovere un prodotto, anzi ce ne sono anche tante in Italia. E quindi in questo caso prenderò questo come esempio specifico. Ripeto, vediamo, ci sono diverse offerte che possiamo prendere in considerazione. Io consiglio di partire con un budget molto basso. Avevo già addocchiato questo store, ripeto, in questo caso ho fatto una ricerca make up, ma potete mettere una parola chiave su qualsiasi argomento. Infatti, se volete provare queste strategie e questa tecnica per generare appunto questi famosi $100, non usate ovviamente il mio stesso sito o altro, perché ovviamente o qualcuno se l'è già comprato oppure tutti stanno facendo la stessa cosa. Quindi cercate di diversificare, e il mio è soltanto un esempio ovviamente. Comunque, tornando all'esempio, vediamo questo store, lo vendono a $125, vedete, ed è uno store praticamente già fatto, quindi ci sono già tutti i prodotti, ci sono, vedete, dei prodotti classici di beauty. Io sinceramente non ne capisco molto, ma l'ho preso come esempio per far capire che veramente anche partendo da zero chiunque può fare una cosa del genere seguendo quello che state vedendo. Quindi nel caso specifico, vedete, sono tutti dei pennelli, brush che vendono a $15, molto probabilmente, anzi sicuramente, questi stessi prodotti, se noi li andiamo a cercare su AliExpress, saranno a $5, probabilmente molto di meno anche. E questo è tutto l'intero senso del dropshipping. Noi cosa facciamo? Cerchiamo il prodotto a prezzo più basso per rivenderlo a prezzo più alto. Questo è tutto il senso del dropshipping. Vedete, il logo è stato fatto direttamente dalla persona che ha creato il sito, quindi noi possiamo comprare tutto questo store con già gli accessori. Non vuol dire che gli accessori sono già in magazzino, i prodotti che vedete, ma semplicemente una volta che viene fatto l'ordine sul vostro sito, attraverso poi un altro plugin disponibile con Shopify, potete fulfillare, come si dice in inglese, o smistare o effettuare l'ordine direttamente dal produttore. Solitamente chi ha già creato il sito ha già gli accordi e quindi già si sa dove poi fare questo ordine. Quindi cosa succede? Vedete questo sito, mettete che io decido di comprare un prodotto e tu sei il proprietario di questo sito, compro il prodotto, ti arriva l'ordine, vedi il mio nome e tutte le informazioni, effettui l'ordine dal produttore stesso su AliExpress e il prodotto arriverà a me poi direttamente. Ci sono varie modalità di spedizione, molti dibattono ora che il dropshipping è già andato, in realtà è molto competitivo, è vero, ma ci sono ancora nicchie poco battute, soprattutto con il sistema di e-packet, che è quello che c'è sul dropshipping direttamente con AliExpress. La consegna solitamente è più rapida e più veloce, non può battere ovviamente i tempi di consegna di Amazon, però i tempi sono anche a volte più bassi e tollerabili soprattutto. Ok, quindi prendiamo l'esempio di questo store e mettiamo caso che decidiamo di fare un bidding, quindi un'offerta per questo stesso store.
Cosa succede? Vedete, scrivete direttamente al seller in questo caso e negoziate per comprare lo store. Solitamente, vedete, di solito ci sono tutte le ragioni e i motivi per cui lo store viene messo in vendita, quindi tra cosa include lo store, solitamente vi danno anche cosa incluso. In questo caso vedete incluso il dominio, le foto di prodotto, il supplier non è incluso, quindi in questo caso lo dovete cercare voi. Non ha account social media, quindi quando fate campagne promozionali non possono menzionare un account, però potete sempre creare un account Instagram che poi vi serve nel tempo per vendere. E potete partire così, vedete, investimento minimo ridicolo e fidatevi, non è niente praticamente. Io ho già fatto un test una volta, ho comprato uno store a 400-500 dollari e quindi potete iniziare in questo modo. Bene, andiamo alla fase 2, quindi per strutturare la campagna. Come vi ho detto, come funziona? Quindi cerchiamo degli influencer che operino nella nostra stessa nicchia e dello store che andiamo a comprare. In questo caso, l'esempio è il beauty. Contattiamo, negoziamo il prezzo per un post sponsorizzato con l'influencer che vogliamo contattare, creiamo la campagna ed investiamo un budget quindi per fare questa campagna promozionale e monitoriamo il ROI, cioè il ritorno sull'investimento al termine di questa campagna. Se funziona bene, ripetiamo con influencer simili o con lo stesso influencer, se va male, cambiamo tipologia di influencer. Bene, adesso andiamo a vedere quindi che tipologia di strategie facciamo per cercare l'influencer, no? Quindi andiamo direttamente su Instagram, sono sulla versione da computer, però puoi farlo direttamente da mobile, anzi è molto più semplice. In questo caso, vedete, ho fatto già una ricerca con l'hashtag beauty bloggers. Perché? Perché so che una beauty blogger magari usa questo tipo di hashtag, potete usare con ad esempio l'hashtag makeup beauty, poi faremo vari test e vedremo. In questo caso vedo già che tipo di account ci sono, vedete l'engagement non è un granché, 480 like, 2000 like, e già questi tipi di account già vanno bene perché vedete hanno un engagement buono, non troppo alto, ma ripeto, a noi non interessa contattare un grossissimo influencer perché ci chiederà un sacco di soldi. Noi vogliamo contattare degli influencer piccoli o micro che siano disposti a sponsorizzare prodotti perché magari non stanno guadagnando molto e sono disposti a prendere magari 20-30 dollari per un post e ci possono potenzialmente portare più vendite. Quindi proviamo a vedere questo account. Vedete, ha 35.000 follower in questo caso e vedete che ha la mail esposta. Quando hanno la mail esposta vuol dire che sono ben disposti a ricevere domande per fare delle sponsorizzazioni. Vedete, ha una media di 1.400 like a foto, in alcuni video ha, vedete, non sono video, sono like a foto, comunque un buon engagement, 60-70 e poi una volta che siete arrivati a un account come questo potete prendere la mail, vi consiglio di farvi uno spreadsheet, si dice in inglese, cioè un blocco note, segnatevi il nome dell'influencer e la mail ed inviate a tutti la stessa mail. Potete anche farlo con i direct di Instagram e poi segnate quanto vi chiedono e selezionate il migliore che faccia il caso vostro. Quindi mettiamo caso che scrivete a questa ragazza, poi vediamo, possiamo andare a provare quest'altra ragazza, vediamo il suo account com'è. Vedete 600 like, 1400. Potete fare dei test, vedete, non è detto, a noi interessa che comunque il prodotto, mettiamo caso che ad esempio vogliamo fare una sponsorizzata di uno dei prodotti che ci sono qua, mettiamo i pennelli o questi, i brush, mettiamo caso che, ripeto, per fare 100 dollari al giorno di margine, quindi di profitto, non 100 dollari in totale, dobbiamo vendere quanti pennelli, vedete, sono a 17 dollari, quindi mettiamo caso che facciamo 10 vendite, quindi sono 160 dollari, 170 per 10, sono 170 dollari. Mettiamo caso che questo prodotto su AliExpress ha un costo che non ho controllato, in questo caso bisognerebbe andare a vedere, ma attorno probabilmente ai 2-3 dollari massimo, vedrete che avete un margine comunque interessante per ogni prodotto che vendete. Quindi per fare 100 dollari al giorno in realtà potete anche vendere 10-15 pezzi di questo, poi dipende da quello che vendiamo. Anzi, in questo caso, volendo, potrei andare direttamente a vedere, vediamo con AliExpress. Vediamo questi pennelli quanto costano. Vediamo AliExpress. Vediamo se li troviamo innanzitutto. Allora, Diamond Shape, non sono questi, anzi no, sono questi, mi sa, no, non sono questi, sono simili. Vediamo. No, non c'è esattamente lo stesso prodotto, ripeto, lo sto facendo in questo momento con voi, quindi
Vediamo un po' se mettiamo Mermaid, perché magari hanno cambiato il nome per non farli cercare facilmente. Eccoli qua. Sono gli stessi, no? Sì, perfetto. Sono questi. Ecco, vedete, $3 l'uno costano. E li rivendono sul sito a $17. Perfetto. Quindi, vedete, c'è un margine interessante. Quindi, ripeto, se noi poi rivendiamo questo stesso prodotto, mettiamo caso che costi $3.50, quindi qua lo mettono a 17, quindi 17 meno 3.50 sono $13.50, $13.50 a pettine di margine, quindi se ne vendiamo 10 facciamo 130. Mettete caso che per fare advertising dovete spendere $30 o $40 per il post, quindi sì, fare 10 vendite in questo caso avete un margine potenziale di $100 ogni in totale al giorno se vengono venduti 10 di questi pezzi. Ho preso questo come numero e questa cifra per farvi appunto dare un'idea di più o meno quali sono i numeri, i margini e come ci si può muovere. Ripeto, in questo caso se noi andiamo a vedere anche, vediamo se proviamo a fare l'ordine, vedete il prodotto può essere spedito negli Stati Uniti. Ah, ripeto, questo lo potete fare anche dall'Italia vendendo negli Stati Uniti, contattando influencer americani, non per forza in Italia, anzi è meglio perché è più difficile vendere in Italia questi prodotti. Consegna, vedete, dai 4 ai 13 giorni, quindi non è neanche così tanto. Vediamo però che tipo di consegna fanno. Negli Stati Uniti solo in UPS, costa $5 la spedizione, che è un pochino alta in questo caso specifico, però comunque vi consiglio di dare un'occhiata a tutti questi numeri e di vedere effettivamente come riuscirete a effettuare poi l'ordine, quali sono i costi di spedizione, i margini, eccetera. Quindi questo ve lo dovete calcolare. Tutto quello che ho preso sono esempi, poi ovviamente dovete fare i vostri calcoli, le vostre considerazioni, andare a analizzare tutto nel dettaglio, vedere quali sono i margini di guadagno e quant'altro, però ripeto, la strategia non cambia, è la stessa. Bene, torniamo quindi all'influencer, come dicevo prima. E quindi anche in questo caso vedete non c'è il nome, però vediamo, Instagram di solito suggerisce diversi account che possono essere simili, vedete, come questo in questo caso, 255.000 follower, ha un engagement decisamente diverso, probabilmente chiederà anche di più. Cosa facciamo? Anche qua prendiamo la mail, I do not take clients, questo lo dice chiaramente, vedete, quindi no, niente. Vabbè, comunque prendete la mail come ho fatto prima, ecco qua, e iniziate ad inviare le mail. Cercate sempre anche di, vedete, di scegliere l'influencer in base al prodotto, quindi provate a immaginare, questo probabilmente non è il prodotto adatto in quel caso, può essere anche interessante perché ha una forma, vedete, bella, sono anche belle come idea di regalo, quindi se lo presentate anche bene può essere un prodotto interessante. Vedete, andiamo direttamente, ritorniamo sulla pagina, quindi voi in questo caso cosa farete? Contattate l'influencer, inviate una mail, gli mandate magari il link del prodotto così per sapere se sono interessati anche a vendere questo tipo di prodotti. Negoziate il prezzo cercando di avere il prezzo migliore, e nel caso di Instagram potreste fare sia un post per il feed sia uno per le storie. Ancora meglio nelle storie se è lei che parla direttamente del prodotto e poi mette il link o swipe up per andare a comprare direttamente. Torniamo un attimo alla presentazione, quindi come faremo questa campagna? Allora, create un post per la campagna che sia bello, usate magari l'immagine stessa o create magari un editor creando l'immagine in modo da appunto creare un'immagine bella e accattivante. Potete fare anche un video da utilizzare in modo che venga condiviso nel feed. Potete anche contattare account più grossi che trattano beauty, non soltanto influencer veri e propri. Create la grafica in verticale se per le storie, e se riuscite negoziate perché in due o tre storie racconti l'influencer il prodotto e poi lo promuova. Chiedete di inserire il link nella biografia o nelle storie, usate tracking link come Bitly ed inserite se potete il pixel di tracciamento di Facebook nelle pagine, perché in questo modo farete retargeting. Considerate che online raramente gli utenti comprano a freddo, comprano più facilmente prodotti che costano poco di meno, come questo qua in questo caso, quindi fino magari 20-30 dollari li comprano magari one shot appena li vedono, quindi cercate anche di mettere timer urgency dentro le pagine, però molte volte invece gli utenti preferiscono comprare col tempo, quindi qui in questo caso è meglio ritargetizzarle con Facebook Ads oppure mandarle una sequenza email. Per tutte queste cose, ossia Facebook Ads, Instagram Ads, sequenza mail e quant'altro, strategie di influencer marketing avanzate, ne parlo all'interno del mio mastermind, trovate il link in descrizione dove parlo di queste e di altre strategie veramente utili e interessanti. Potete vedere sia il webinar gratuito o trovate il link direttamente per entrare nel mastermind.
Bene, detto questo, come ci muoviamo quindi? Vedete, abbiamo selezionato l'influencer, contattiamo per sapere il prezzo, creiamo il post, inviamo il post per l'approvazione e quant'altro e monitoriamo come è andato. Vi consiglio di fare solo un influencer alla volta in modo da monitorare l'andamento e vedere se sono state appunto, ci sono state delle vendite, oppure usate diversi tracking link per diversi influencer. Quindi alla fine delle 24 ore o di quando avete fatto la campagna dovete monitorare i risultati, dovete analizzare le performance della campagna per vedere se è andata bene, calcolate il ritorno sull'investimento che avete avuto, quello è assolutamente importante perché attraverso il calcolo riuscite a capire se è una cosa scalabile. Il calcolo sul ritorno dell'investimento dovete calcolare quanto avete speso in ads, quanto vi costa il prodotto, quanto margine avete rispetto appunto a quanto avete ricevuto dalla vendita, i costi vari della piattaforma tipo Shopify nel caso, e poi li togliete anche da quanto avete speso in totale per comprare lo store. Se il ROI è positivo, reinvestite il budget, quindi se avete guadagnato qualcosa reinvestitelo, non tenetelo subito, cercate di reinvestire quei $100, $200 che avete fatto di margine. Questo è assolutamente scalabile perché ad esempio se voi investite in 10 influencer $200 avete visto che sta andando bene, avete un margine molto interessante. Quindi stiamo parlando, ripeto, ho detto $100 al giorno perché possono essere 50, possono essere 100, come possono essere anche 1000, solo che se mettevo una cifra troppo assurda, tipo $1000 al giorno, già era c'era meno credibilità. E ripeto, non è facile perché queste strategie dipendono da che tipo di account scegliamo, di che tipo di prodotto, che tipo di store e che tipo di influencer, quindi è molto delicato, è come avere delle pozioni, no? Che stiamo come dei chimici che stiamo testando differenti pozioni per vedere qual è quella che non esplode, ma è quella che crea la pozione magica. Se il ROI invece è negativo, cambiate la tipologia di account e di prodotto e concentratevi o su un altro store, su un altro prodotto o su altri influencer. Quindi dovete usare queste strategie per capire un po' come va e come sta andando. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, abbiate appunto appreso nozioni o cose che non sapevate prima. Ripeto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi qui su Instagram per vedere nelle mie storie anche novità o tips dagli Stati Uniti, oppure anche spesso condivido informazioni come queste, ho diversi highlights o storie in evidenza nelle mie storie di Instagram dove spiego anche queste cose. In descrizione a questo video trovate un sacco di link utili di tutto quello di cui ho detto, di cui ho parlato fondamentalmente in questo video. Ripeto, lasciate un bel like se avete tratto spunti utili, condividetelo con qualcuno a cui può interessare. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Eli, a presto.